fiamma al giorno, energie del 3 di aprile. Scegliete la vostra variante, stella, rosa, gialla, luna. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 3 di aprile per tutte le tre varianti. E per la stella, nuovi inizi in arrivo. Caspita, qua si comincia veramente da zero. Sì, c'è una proposta d'amore. Qua c'è una proposta d'amore che comincia tutto, diciamo, dall'avvio a qualcosa. Io ultimamente sto parlando di tanti start, cioè siamo di fronte all'inizio del gioco dell'amore. Questo è stato il titolo di una stesa che io ho fatto, se non l'avete vista andatela a vedere, perché è vero che sta cominciando, c'è proprio quello sparo. Qualcuno non lo sente, qualcuno non lo sente, rimane un po' indietro, qualcuno invece parte subito perché si è preparato ed è pronto. Quindi non preoccupatevi se per voi ancora c'è un pochino da aspettare. Dipende da quanto siete pronti dentro, quindi qua le possibilità arrivano, siete pronti ad accettarle? Siamo sempre lì, perché siamo noi che dobbiamo dare materialità appunto a questa relazione. Gli amanti ci sono, c'è il desiderio di materializzare tutto, di creare un'unione bellissima. Qua c'è la possibilità veramente per la stella di andare a iniziare qualcosa di veramente bellissimo. Vediamo se ce lo confermano, se ci danno, diciamo, un po' di rallentamento, perché poi può essere. Le energie sono di start d'amore, inizi d'amore, ma appunto vediamo. Eh sì, no, qua c'è proprio qualcosa che comincia, sarà anche visibile da tutti. Quindi c'è anche qualcosa veramente che si può mostrare alla luce del mondo. E voilà, il carro trionfale. Avete lavorato bene. Se non avete lavorato bene, magari rallenterete ancora, ma se avete scelto la stella, diciamo che siete sulla buona strada per cominciare veramente qualcosa di potente nella vostra vita. Rosa gialla. Qua si taglia, qua c'è. Si taglia il passato, si rinasce, guardate un po', sì, si taglia il passato e si rinasce a una nuova storia, soprattutto in amore, negli affetti, perché c'è una materializzazione che arriva dopo però che avrete tagliato ciò che è il passato, quindi siete pronti, preparate la strada per un nuovo inizio e ci sarà questo nuovo inizio, attenzione, quindi non scoraggiatevi se c'è ancora qualcosa che dovete tagliare nella vostra vita, andare a sciogliere blocchi che dovete sciogliere, perché il nuovo inizio è proprio sotto i vostri occhi, c'è una materializzazione. Guardate un po', sì, perché qua c'è un maschile che vuole a tutti i costi materializzare, però se non siete pronti, chiaramente anche lui non è che può fare dei miracoli, li può fare se è allineato all'anima, ma se è allineato all'anima vuol dire che voi dovete essere allineati all'anima, e allora se c'è qualcosa da tagliare, tagliatelo subito. Vediamo un po' che cosa ci dicono gli oracoli. Sì, qua c'è qualcosa che deve essere illuminato ancora per poter dare inizio a questa nuova fase, quindi non perdete tempo, entrate subito dentro la vostra energia, ascoltate le vostre emozioni e fate in modo che le vostre emozioni, la vostra anima diventi imperatrice della vostra vita e avrete risolto, diciamo, tutto il problema. E qua, anche per la luna, una proposta d'amore, qua c'è qualche cosa che arriva, qualcosa di diverso, un messaggio d'amore, un messaggio di incontro, c'è qualcuno che vi vuole, vi pensa tanto e sta per appunto per contattarvi o per creare qualcosa di un cambiamento, una manifestazione. Vedete che siamo sempre molto allineati, vediamo un po'. Ok, sì, qua c'è l'amore, anche una situazione proprio che potrebbe veramente rendervi felici, è una situazione che cambierebbe la vostra vita grazie a questa proposta, sarebbe un alleggerimento, magari avete sofferto nel passato, c'è stato un momento difficile, questa situazione che si sta per materializzare, perché qua arriva qualcosa che davvero c'è una proposta che pone fine veramente tutto completamente al vostro passato, diciamo che c'è un alleggerimento, un rilascio di pesi, quindi attenzione che veramente molti, cioè diciamo ovviamente se siete pronti, è chiaro, perché queste sono stese interattive, non posso dire che tutti quelli che scelgono la luna sono pronti, però diciamo che se scegliete per esempio una di queste varianti siete più allineati a questa energia, poi chi prima chi dopo, perché ognuno è ovviamente a sé. Vediamo un po'. Sì, qua avete l'aiuto delle stelle, affidatevi agli angeli, affidatevi ai mondi superiori, Dio, universo, come lo chiamate, perché qui c'è veramente qualcosa che può portare a termine una parte definitiva della vostra vita, quindi è importantissimo
allinearsi a quello che volete ricevere e liberatevi dalle paure e dai pesi del passato.